La velocità della luce è lentissima. Oltre al fatto che sono più veloce io a letto, la luce sembra velocissima nella Terra, ma solo perché la Terra è minuscola. È relativo, come quando ti tagli i peli pubici per farlo sembrare un po' più grande. Il mio è così piccolo che cambia poco. La luce fa il giro della Terra più di 7 volte in un solo secondo, senza che gli venga nemmeno il mal di testa, e questo fa sì che la comunicazione istantanea sia fattibile nel pianeta celeste. Ma nell'universo la luce è lentissima. 1,25 secondi per arrivare alla Luna, che è molto meno di quanto ci hanno messo gli americani, però già questo crea i primi problemi. Quando gli astronauti allunarono nel satellite, infatti, c'era un lag nella comunicazione verso il pianeta Terra. Questo perché i messaggi impiegano 1,25 secondi ad arrivare ed altrettanti secondi per tornare. Quindi come fai a fare una videochiamata con i tuoi besties se sei nella Luna? Ma comunicare con Marte è ancora molto più complesso. Marte e la Terra hanno orbite differenti intorno al Sole, quindi la distanza tra i due pianeti varia dai 3 minuti luce ai 22 minuti luce. Pensate a chattare con il vostro amico Elon Musk che vivrà su Marte. Ma usciamo dal sistema solare. La stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, in cui orbitano pianeti nei quali in futuro potremmo vivere, si trova a 4,24 anni luce di distanza. Non innamoratevi mai di qualcuno che abita così lontano, perché un semplice messaggio di WhatsApp tra andata e ritorno impiegherebbe circa 10 anni. Magari chiedete mi vuoi sposare quando avete 20 anni? E quando ne avete quasi 30 vi arriva come risposta un no secco. Se ci fosse qualche civiltà umana che abita in un pianeta di Proxima Centauri, riceverebbe solo adesso le informazioni del 2019. Non saprebbe nulla della pandemia, Ucraina e tutto il resto.